Il nuovo Consiglio Comunale di Sala Consilina si insiederà il prossimo 4 giugno alle 19. Saranno proclamati i consiglieri eletti e il sindaco Francesco Cavallone nominerà la nuova giunta, un esecutivo che è stato composto immediatamente dopo l'esito del voto di domenica scorsa. Come stabilito in campagna elettorale sono entrati i 5 più votati. A fare il pieno di preferenze è stata Gelsomina Lombardi, che con i suoi 647 voti si è guadagnata la carica di vice sindaco e la delega al PUC e all'urbanistica. Con lei sono entrati nell'esecutivo Luigi Giordano, lavori pubblici e agricoltura, Francesco Spinelli, cultura, turismo, spettacolo e politiche giovanili, Elena Gallo, sport e politiche sociali, e Michele Galiano, pubblica istruzione, edilizia scolastica, contenzioso, comunicazione istituzionale, innovazione tecnologica e transizione al digitale. Giunta definita anche a Casaletto Spartano. Il sindaco Concetta Amato, che succede a Giacomo Scannelli, ha scelto per l'esecutivo Vincenza Gaetani, alla quale è andata la carica di vice sindaco, e Francesco Pulito. La prima rappresenta la frazione Fortino, il secondo è stato il più votato. La giunta sarà ufficializzata nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, fissata per mercoledì prossimo alle 18. Anche a Torraca, come a Sala Consilina, nella nuova squadra di governo dovrebbero entrarci i due più votati. In questo caso ne faranno parte Daniele Zicarelli e Pino Liano, ma ancora non c'è nulla di ufficiale. A Torrostaia è stata decisa la data per l'insediamento del Consiglio Comunale, ma non la giunta. La nuova assemblea sarà convocata per il prossimo 8 giugno.